un'associazione nata da un progetto generato circa un anno fa, diretta alla tutela della parte contrattuale più debole. Tutte le volte in cui un utente, un cittadino, si trovi dalla parte più debole rispetto ad una banca, un'assicurazione, Equitalia o un ente erogatore di servizi domestici come acqua, luce, gas, telefonia, o anche nei confronti di un tour operator o di una compagnia aerea, contraente debole supporta e affianca l'utente al fine di accompagnarlo verso la migliore soluzione del problema. Chi di noi non si è trovato a ricevere una cartella esattoriale di Equitalia o non si è trovato a subire un ritardo aereo senza sapere come far valere i propri diritti? L'associazione contraente debole, con una serie di consulenti legali, commercialisti, consulenti del lavoro collegati ad essa, affianca e tutela i cittadini, gli utenti, mettendoli in condizione di risolvere i loro problemi e cercando di accompagnarli passo passo senza mai farli sentire soli. Questo per noi è un punto centrale, l'utente rappresenta il cuore pulsante, rappresenta il fulcro di tutto il nostro progetto, tutto ruota intorno a lui. Una volta che l'utente contatta l'associazione, l'associazione cercherà di capire il suo problema e provvederà ad indirizzarlo attraverso il consulente specializzato di quella materia verso una prima consulenza, un primo contatto, attraverso il quale il legale o il consulente che contatterà l'utente gli fornirà un primo consiglio gratuito su come secondo lui potrebbe gestire la problematica. Qualora ciò non fosse sufficiente, il consulente di contraente debole potrà assistere l'utente, se l'utente riterrà di voler proseguire questa strada insieme, per la definizione della problema. Diciamo, le nostre parole chiave attorno alle quali abbiamo creato contraente debole sono etica professionale, bagaglio tecnico e centralità dell'utente. Come ho detto, è l'utente il punto di forza del nostro progetto e tutto ciò che riguarda l'utente, tutto ciò che può fungere a tutela dell'utente, contraente debole lo farà attraverso i suoi consulenti.